Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, bentornati a questo appuntamento webinar organizzato da Certificati e Derivati con ospite ancora in questa occasione, a grande richiesta, devo dire, Banca Akros. Quindi è con estremo piacere che do il benvenuto ad Alberto Amiotti, che vedo in collegamento anche con la webcam. Ciao Alberto. Ciao, grazie per Paolo, ciao, grazie per l'invito. E Alessandro Galli, che invece purtroppo ha problemi con la tecnologia, non riusciamo a vederlo, ma è comunque in collegamento. Ciao Alessandro. Ciao Pierpaolo, ciao a tutti, ben ritrovati. Ebbene, allora, quindi è veramente un piacere, l'avevamo già detto nel nostro primo webinar, ci saremmo certamente ritrovati, lo abbiamo fatto appunto con estrema soddisfazione, ci siamo riorganizzati e quindi eccoci qui nuovamente a parlare di soluzioni firmate Banca Akros, sempre più intraprendente, sempre più attiva e devo dire, questo vado immediatamente a premetterlo, questo webinar non è solamente un webinar di contenuto, ma è anche proprio un webinar di condivisione, perché nel primo appuntamento sarà anche perché effettivamente negli ultimi anni non c'era stata grande opportunità di interagire con la nostra community, sono arrivate tantissime domande, quindi il primo webinar è stato veramente estremamente partecipato e voglio immaginare che anche questo secondo lo sia. Naturalmente, prima di partire, ricordo che siamo comunque in fase di registrazione, pertanto sarà possibile rivedere questo webinar già a partire da domani su tutti i nostri canali social, da Telegram, LinkedIn. Pubblicheremo naturalmente la registrazione appunto in modo da poterla rivedere. Quindi saluto anche chi sta vedendo in un secondo momento. Potete interagire con noi e quindi scrivere attraverso il pannello che è sulla destra del vostro monitor. Cercherò di moderare le vostre domande. Nel primo appuntamento ho risposto in privato a molti di voi e poi altre naturalmente le ho girate ai nostri ospiti perché hanno risposto direttamente. E quindi questo è un po' il tema di giornata. Abbiamo tante cose da raccontarci, anzi, cerchiamo di fare una piccola preview. Alberto, verrò fra poco direttamente da te. Che cosa ci hai portato per oggi? Ciao, allora, ma per oggi io direi di andare subito al sodo, perché ovviamente noi interpretiamo la volontà appunto di chi ci segue. Allora, vedremo diciamo, alcuni criteri molto semplici per scegliere certificati sul mercato secondario in linea con il proprio profilo di rischio, no? Sia quello più prudente, sia invece profili di rischio un po' più rischiosi, come fare a sceglierli con dei criteri oggettivi. In aggiunta abbiamo provato a creare un portafoglio composto da un equity premium e un equity protection che sia protetto in modo incondizionato a scadenza, quindi dosando le percentuali appunto di presenza dell'equity premium e dell'equity protection, si ottengono diversi livelli di protezione incondizionata. Quindi ci sembrava che fosse interessante magari anche condividerlo con voi che ci seguite, anche a seguito delle richieste che ci fate spesso. Certamente sarà interessante, ma poi con i numeri lo vedremo appunto fra poco e per questo ti ringrazio. Devo dire, Alberto, ti ho sempre riconosciuto anche quando non siamo riusciti ad incontrarci in video, però ti vedevo, ti seguivo da lontano, ho sempre riconosciuto una grande capacità di inventare e creare con i prodotti. Quindi insomma, sono Grazie, contento grazie di per poterlo commentare anche assieme. Bene, invece con Alessandro, cosa andremo a vedere? Alessandro, dopo con te? Beh, innanzitutto volevo riprendere il discorso degli accelerator coupon, nel senso per far vedere un po', siccome ne avevamo parlato al lancio un mesetto fa, come hanno performato e come hanno reagito, no? Rispetto magari anche al mercato, ai rialzi di mercato che ci sono stati nell'ultimo mese e come quindi hanno raggiunto anche una performance nel giro di un mese di circa il 10%. E poi novità di oggi, quindi quotati da oggi, nuovi bonus cap plus di Banca Akros che dopo andremo a vedere. Quindi bonus cap, diversifichiamo ulteriormente la gamma di prodotti, barriere come al solito, che se cui si può scegliere barriere tra il 60 e il 75%, e la differenza magari dei bonus cap classici che siamo abituati a vedere, abbiamo aggiunto queste cedole incondizionate semestrali del 5% per ovviamente far dare un rendimento aggiuntivo sicuro all'investitore.
Benissimo, e quindi avrete capito che oggi il menù è molto ricco perché tra prodotti di nuova quotazione, analisi di quelli del mese scorso e soprattutto anche le idee selezionate che ci presenterà Alberto, oggi veramente abbiamo tante cose da dirci. Quindi io non mi dilungherei ulteriormente, solo un passaggio doveroso su quanto sta accadendo oggi sul mercato. Abbiamo innanzitutto, lo possiamo vedere anche da qui direttamente, l'andamento del mercato. Vediamo segni verdi anche oggi, un po' sia nel vecchio continente, ma soprattutto ancora un allungo da parte dell'indice Nasdaq, più 2,50%. Non siamo sui massimi di giornata, ma neanche troppo lontani, quindi continua questo andamento rialzista. Per certi versi, anche in questi giorni ci siamo interrogati, è iniziato il rally di Natale. Io sono dell'idea che forse è un po' presto per essere considerato il rally di Natale, però certamente al forte rimbalzo di fine della scorsa settimana si è aggiunto oggi questo ulteriore allungo grazie a un dato macroeconomico che è quello sui prezzi alla produzione. Era atteso mese su mese un aumento dello 0,3, in particolare sui prezzi alla produzione esclusi alimentari ed energia, è uscito invece 0,0, quindi vuol dire che non c'è stato un aumento e questo ha spinto ulteriormente gli acquisti sull'aspettativa che forse questo picco di inflazione è stato raggiunto. Questo ha innescato appunto ancora gli acquisti su tutto il settore tecnologico, euro-dollaro in ulteriore allungo, ormai in destinazione sembra essere orientato verso area 1 e 0,7. Basti pensare, non più di 4 settimane fa eravamo a 0,95, quindi veramente un'importante corsa. Per quello che riguarda invece il nostro mercato, vorrei ancora una volta, lo sto facendo già da qualche seduta, porre l'attenzione sul fatto che il nostro indice FTSE MIB ha effettivamente corso molto. Siamo partiti dai 20.200 punti del 13 ottobre e siamo praticamente a distanza di un mese con l'indice a 24.700 punti, quindi una corsa veramente importante nell'ordine del 20% in meno di un mese. Tutto bene per carità, se non fosse altro che tecnicamente una corsa del genere necessita di un po' di pausa anche per riprendere fiato e questa pausa la andiamo a leggere essenzialmente in un aspetto, diciamo, puramente tecnico che è legato al cosiddetto ipercomprato, che è questo passaggio in questo grafico, ovvero l'indice FTSE MIB si trova in un'area di ipercomprato, in area 82,33. Tecnicamente questo implica che debba essere scaricato un po' questo numero e quindi o lo si fa con un indice in lateral ribassista o con una veloce correzione. Al momento, chiaramente, con la spinta proveniente dagli Stati Uniti, non sembrano esserci presupposti per una rapida e violenta correzione, però in termini di forza relativa, molto probabilmente, così come già è iniziato a partire da giovedì scorso, potrà proseguire questa fase dove ci sarà un recupero dell'America nei confronti dell'Europa, in particolare dell'Italia, che ripetiamo ha corso tantissimo. Ma questo non vuol dire che sia destinata a crollare, anzi, per ora sarebbe solo un movimento correttivo, anche perché ha superato brillantemente l'area dei 23.200 punti, ora però ci stiamo riavvicinando a quei 25.500, mancano a questo punto circa un 4%, che rappresenta il massimo successivo all'invasione ucraina. Quindi sarebbe veramente un risultato straordinario per il nostro indice, nonostante tutto quello che si potesse temere. Comunque, cautela, io mi permetto di invitare alla cautela perché ci sono tanti titoli che effettivamente sono in forte ipercomprato, quindi necessitano di una pausa. Va bene, non mi dilungo ulteriormente, a questo punto passo immediatamente il controllo del monitor ad Alberto perché veramente so che abbiamo tante cose da vedere assieme, quindi Alberto dovresti accettare e condividere il tuo monitor, dimmi se è tutto ok. Direi che ho accettato, dimmi se Perfetto. si vede. Sì, Si vede? perfetto, si vede. Ok, allora Dunque. partiamo. Abbiamo detto, Alberto, con te andiamo a vedere innanzitutto quella selezione di prodotti che è piaciuta tantissimo, perché effettivamente è vero, i webinar sono momenti di condivisione, formazione, informazione.
Però vuoi mettere, avere una bella lista di codici ISIN con relative Sì. analisi? Insomma, quindi è evidente che questa analisi di se questa selezione è piaciuta molto. Vediamo appunto a distanza di circa un mese dall'ultimo appuntamento che cosa è cambiato e cosa ci hai portato oggi. Ok, grazie, grazie per Paolo. Sì, in effetti questa selezione che noi facciamo di certificati piace particolarmente. In realtà noi non facciamo altro che bilanciare, come vedete da questa slide, la protezione del capitale investito che può essere incondizionata o condizionata con il rendimento. No? Ovviamente è un equilibrio che si deve creare tra rischio e rendimento. Diciamo che sono dei criteri di scelta molto semplici per approcciare un mercato molto ampio come quello dei certificati. Cosa abbiamo fatto? Allora, qui per esempio noi, per orientarci, quindi come fossimo dotati di una bussola in questo mondo di certificati, abbiamo pensato di fare una selezione per tutto scegliendo prodotti che proteggono il capitale in modo incondizionato a scadenza, cioè che qualunque cosa accada, consentono all'investitore di incassare a scadenza 100% oppure, come vedete nel primo di questi certificati, la parte di capitale protetta, che in questo caso era 95%. Questo filtro l'abbiamo fatto anche tenendo conto di una distanza del sottostante al valore iniziale positiva e relativamente alta, ecco. Perché? Perché ovviamente in questo modo la probabilità di pagare cedole è più elevata, perché questi prodotti sono degli equity protection con cedola, protetti appunto in modo incondizionato, che pagano cedole quando il sottostante è maggiore o uguale al valore iniziale. Avendo il sottostante queste distanze ai valori iniziali, ovviamente la probabilità di pagare cedole è positiva. Nel caso in cui le cedole vengano pagate, con probabilità appunto dicevo positiva, i rendimenti, appunto nel migliore dei casi, quelli che vedete su base annua best, sono quelli indicati a partire da un 5,88 che vedete per il primo di questi, che dicevo, nonostante sia protetto al 95%, io lo pagherei 97,40 in questo momento, quindi tenendo conto dei flussi che derivano anche dalle cedole che verrebbero pagate, io otterrei quel rendimento a scadenza. È vero che nella peggiore delle ipotesi avrei un rendimento leggermente negativo, dovuto appunto alla differenza tra il prezzo di acquisto superiore a 95 e il 95 che è incasso, ma ho voluto includerlo perché il rendimento, nel migliore dei casi, che comunque è probabile perché la distanza è superiore al 10%, è in ogni caso 5,88, tenuto conto di quella durata relativamente breve, 28 febbraio 2025, è un rendimento di tutto rispetto. Ma vedete che anche gli altri sono rendimenti superiori al 5% su durate che sono molto, molto contenute, no? Quindi, tanto più con delle distanze positive e per la maggior parte dei questi, anche nello scenario peggiore in cui il trend di mercato si inverte e io non andassi ad incassare alcune di queste cedole, avrei comunque un rendimento positivo perché pago questi certificati un prezzo inferiore rispetto alla protezione a scadenza, che per tutti gli altri è 100. Solo alcuni, di fatto il primo e l'ultimo, prevedono un rendimento nel peggiore dei casi negativo, ma comunque minimamente negativo, pur con una distanza positiva. Quindi questo è di fatto un criterio che io posso utilizzare se voglio dei prodotti che paghino cedole periodiche con buona probabilità e di conseguenza mi consentano anche, sappiamo che c'è un vantaggio anche fiscale, di compensare le minusvalenze da subito con i proventi che io vado a incassare da questi certificati che saranno pagate proprio anche nell'anno appunto prossimo, diciamo, nel momento in cui io compro il certificato, so che verrà pagata una cedola con buona probabilità e quindi quella cedola potrà essere compensata con eventuali minusvalenze che io abbia in essere. Quindi questa è una selezione adatta a chi è relativamente poco propenso al rischio. Io però Ecco, potrei dire. perdonami, prima di andare avanti, volevo comunque fare una considerazione su quello che apparentemente potrebbe dare uno scenario negativo di rendimento, cioè il primo certificato, ma in realtà anche l'ultimo. La distanza dallo strike iniziale, dal livello iniziale che permetterà di incassare la cedola
del 3,50 nel primo caso e del 4,35 è di circa l'11%. Ma voglio anche appunto sottolineare, lo hai già detto, ma ricordiamolo, che l'osservazione sarà nel mese di febbraio. Quindi è evidente in un mercato che dovesse eventualmente iniziare a peggiorare rapidamente, 12 punti purtroppo si bruciano anche in un periodo inferiore ai 3 mesi che sono quelli che ci separano da febbraio. Però in uno scenario laterale o moderato basterebbe prendere quella di cedola, quella di febbraio, per trasformare l'investimento comunque in protetto, no? Quindi se non oggi, ma anche forse eventualmente un po' più avanti, quando si ha un po' meno tempo a febbraio, pagandolo qualcosina in più, si può avere una maggiore confidenza nel fatto che a quel punto il capitale sarebbe effettivamente totalmente protetto, perché quello è l'unico rischio che effettivamente hai fatto bene ad evidenziare, insomma, perché se Esattamente. No, no, c'è certo. nessuna Quindi cedola, lui ha io queste rinuncio. tecniche trasparenti, del resto è il primo rendimento potenziale che è molto interessante tutto quanto della durata. Quindi ovviamente a fronte di un rischio che abbiamo evidenziato, che è comunque come dire, un rischio che è esistente, ma voglio dire appunto se il mercato flette, basta una sola di queste cedole che è all'ordine di 3,50 per raggiungere sostanzialmente la protezione 100%, no? Quindi effettivamente Esatto. è esattamente come dicevi tu, Pierpaolo. Ecco, Appunto, ci chiede dimmi. Riccardo, lo abbiamo già, ricordo che questo anche nel primo webinar era una domanda ricorrente, quindi immagino che arriveranno anche oggi di questo tenore, però c'è stata già fatta adesso da Riccardo, le cedole hanno la memoria per questi certificati? No, per questi non hanno effetto memoria le cedole, quindi no, non c'è l'effetto memoria. Ovviamente se ci fosse, costerebbe di più, quindi probabilmente non vedremmo, quei rendimenti. Comunque, per questi non c'è l'effetto memoria. Ok, bene, possiamo andare avanti. Scusa se ti ho interrotto. Figurati, no, ci mancherebbe, sono le domande che, appunto, alle quali ci fa molto piacere rispondere. Dicevo, se noi invece vogliamo essere più avversi ancora a qualunque tipo di rischio, noi possiamo dire questo: io voglio trovare sul mercato per investire liquidità qualcosa che comunque vada mi dà un rendimento interessante a scadenza. Cioè posso scegliere dei certificati che sono cosiddetti zero coupon, cioè che vengono rimborsati a 100 di scadenza e che io compro sotto la pari in modo tale che il rendimento nel peggiore dei casi sia quello che vedete appunto indicato in ordine decrescente. Allora, per la maggior parte di questi ovviamente la distanza, cioè il valore del sottostante a livello iniziale è negativa, però ce ne sono un paio, anzi tre in realtà, per cui questa distanza è comunque positiva. Per cui quelli sono dei certificati che ci sembravano molto interessanti perché la probabilità comunque di avere un rendimento maggiore rispetto a quello che avrai nel caso peggiore esiste ed è comunque positiva. Ce ne sono alcuni per cui abbiamo a distanza nel terzo caso più 24,80 e negli ultimi due più 7,08 più 10,31, quindi comunque una distanza positiva. Per cui la possibilità di realizzare rendimenti che sono quelli nel migliore dei casi è comunque esiste e c'è. Anche per gli altri c'è, ma ovviamente il mercato dovrà fare un po' più di strada, no? In ogni caso, questo è un altro modo per filtrare i prodotti. Se io sono completamente avverso al rischio e voglio comunque vada salvo il default dell'emittente, naturalmente, che nessuno di noi si augura, comunque voglio un rendimento, nel peggiore dei casi, derivante dal fatto che di fatto appunto è uno zero coupon. Con la possibilità di migliorare questo rendimento, una probabilità più elevata se la distanza è positiva rispetto al valore iniziale. Quindi anche questo è un criterio di scelta che può essere indicato, soprattutto per chi ha una certa avversione al rischio e i rendimenti, tenuto conto appunto delle vite residue particolarmente contenute, non sono niente male, neanche quelli nel peggiore dei casi, no? Ovviamente. Chi compra questi certificati si assume il rischio di credito dell'emittente. Il rischio di credito è quello di Banco BPM, sappiamo tutti che è una delle banche, delle maggiori banche italiane, quindi io mi assumo il rischio che questa banca vada in default, naturalmente, ma
In quel caso i certificati sono soggetti al bail-in esattamente come le obbligazioni senior, cioè prima pagherebbero gli azionisti, poi pagherebbero gli obbligazionisti subordinati, al terzo posto ci sarebbero obbligazionisti senior detentori certificati, quindi posso tranquillamente dire che quando compro un certificato io sono esposto allo stesso rischio di un obbligazionista senior, cioè non subordinato. Questo per avere totale trasparenza appunto su quello che vediamo e sui certificati che segnaliamo. Quindi anche questi Bene ci segnalano. Alberto, Tutto allora un su. paio di cose. Intanzitutto c'è una domanda se sono tutti quotati sul FedEx questi strumenti in Sono quotati quasi tutti su EuroTLX, comunque in borsa italiana. borsa italiana. Quindi ricordiamo Certo. che poi tra l'altro è ancora questione di poco meno di un anno, poi sarà tutto uniformato a partire da settembre 2023. Ricordiamo che ci sarà la perfetta migrazione e integrazione tra FedEx ed EuroTLX. Nicola ti fa una domanda e poi invece ti do io così uno spunto. Perché i capitali protetto di Agros sono quasi tutti su indici? Perché vengono inizialmente collocati sulla nostra rete che predilige, in quanto è più conservativa e più avversa a rischio, gli indici rispetto ai single stocks. Quindi noi abbiamo di fatto sulla rete certificati su indici, sul direct listing invece abbiamo certificati su single stocks. Abbiamo questa distinzione. Quindi quelli che stiamo vedendo adesso sono certificati che sono stati in precedenza collocati sulla rete, che sono adesso quotati sul mercato secondario, di conseguenza sono tutti su indici. Sì, tra l'altro mi permetterei di aggiungere che c'è anche a mio avviso una motivazione squisitamente tecnica, perché tipicamente questi non è quindi una vostra diciamo specialità quella di fare il capitale protetto su indici mentre tutto il resto fanno su titoli, anzi in realtà i capitali protetto tipicamente si costruiscono su indici anche per una motivazione legata alla volatilità dei sottostanti. Cioè noi dobbiamo pensare, questo naturalmente rispondo a Nicola, ma ne facciamo così una considerazione un po' generale, che quando si costruiscono prodotti con barriera, quindi quelli che vedremo dopo anche con Alessandro, i bonus piuttosto che gli equity premium, sottostanti azionari, quindi titoli o addirittura basket con volatilità più alte aiutano perché essendoci una barriera il prezzo in fase di costruzione tende ad essere più basso e quindi si possono dare caratteristiche più interessanti. Quando si costruiscono i capitali protetto, viceversa, che è una struttura fatta di sole opzioni plain vanilla, le call e le put, in particolare la put per proteggere il capitale, se la volatilità è più alta, quella put costa di più. Quindi, evidentemente, se tu mi fai un capitale protetto su un titolo come Intesa, piuttosto che come adesso, non so, un qualsiasi titolo azionario, diventa anche più costoso e diventa difficile dare una Certo. protezione totale, no, del capitale. Quindi. Sì, certo, esatto. La richiesta appunto della nostra rete in fase di sottoscrizione del prodotto è quella di avere una protezione totale del capitale investito, cosa che è molto più facile ottenere con degli indici rispetto ad azioni. Naturalmente, quello è esattamente come dicevi tu. Quindi, di fatto, questi certificati sono tutti su indici azionari, tra i più diffusi, peraltro. Ecco, quindi. Ecco, Sono io meno invece, volatili. prima di andare avanti, Alberto, volevo così dare uno spunto, perché quando vedo questi prezzi che iniziano a diventare così interessanti a livello di zero coupon, a me scatta sempre quella molla della costruzione della strategia zero coupon più azionario, ovvero prendiamo ad esempio il secondo certificato, no? Quindi quello che possiamo comprare a 85,96. Qui diciamo che ci sarebbe lo spazio per fare che cosa? Immaginiamo di avere 100.000 euro da impegnare o da investire. Si potrebbero comprare 85.960 euro di questo certificato, sapendo che a ottobre 26, quindi in 4 anni, comunque male che vada, 100.000 euro vengono restituiti. Quindi si parte con 85.960 sul certificato che rimborserà, nella peggiore delle ipotesi, 100.000, poi se ci dà anche la cedola, anche meglio. E la differenza dei 100.000 che volevamo investire, quindi quei 14.000 e 40 euro, a questo punto perché no? Magari investirli su un azionario cinese, adesso faccio un esempio, comunque qualcosa che possa avere veramente un potenziale rendimento. Ah, nella peggiore delle ipotesi, se azzerasse, io comunque tornerei a casa con i miei 100.000, quindi sarei a capitale protetto.
però con i 14.000 investiti sull'azionario, che può essere un certificato di quelli che vediamo dopo, ma magari anche semplicemente paradossalmente un prodotto a leva, potrei andare ad aumentare sensibilmente anche la redditività. Io quando vedo questi prezzi così interessanti, che sai, fino a 2 anni fa l'idea era bella, ma che compravi se dovevi mettere 98 sullo zero coupon, ti rimanevano 2.000 euro da mettere sull'azionario. Ma quando cominci a comprare 85 e già 15.000 sull'azionario, ti possono dare una contribuzione non indifferente. Quindi ecco, questo potrebbe essere un ulteriore spunto di utilizzo di questi prodotti che non pagano, cioè non nascono, non sono concepiti solo per pagare le cedole, ma possono darti effettivamente anche questa opportunità acquistandoli ben sotto la pari. Quindi potrebbe essere un'altra idea. Infatti, Pierpaolo, tu hai anticipato una cosa che vediamo adesso, ecco, assolutamente, pienamente d'accordo con te. Adesso mi hai letto nel pensiero. Scusami, Secondo non me hai letto nel pensiero, esattamente quello che andiamo a vedere. Allora, benissimo. prima vediamo l'ultimo filtro, diciamo, che abbiamo fatto il criterio di scelta per chi invece ha maggiore propensione al rischio, seppur un rischio molto calcolato. Allora, io se sono più propenso al rischio posso dire: lo sono, ma io voglio comprare qualcosa, in equity premium nella fattispecie su un certificato con barriera, per cui la distanza del sottostante dalla barriera sia superiore, per esempio, al 40%, potrei anche dire al 50%, al 30%. Qui li ho selezionati sulla base di questo criterio. E in questo caso io, se il sottostante non perde più dei valori che avete espresso dalla distanza, quindi 57, 45, 51, 46 e 52%, io ottengo dei rendimenti a doppia cifra, no? In un periodo assolutamente breve, perché in questo caso la scadenza per tutti è giugno 2024, quindi meno di 2 anni. Per cui questo anche mi sembrava un criterio, come dire, interessante. È vero, mi espongo al rischio che il sottostante perda più del 50%, del 45% rispetto ai valori attuali e che quindi scenda di sotto la barriera a scadenza, perché la barriera è puntuale, vale in un unico giorno. Però è un rischio calcolato. Ovviamente maggiore è questa distanza, minore rendimento potenziale, minore la distanza e maggiore rendimento potenziale. Quindi in questo caso sono i certificati che c'è single stock che sono quotati in direct listing, ci sembravano comunque molto interessanti per vedere rendimenti potenziali a doppia cifra in un periodo relativamente breve, no? Meno di 2 anni. Quindi questo di fatto è l'ultimo criterio di scelta che abbiamo pensato di condividere con voi. Poi c'è esattamente. Dimmi, dimmi. Perdonami Alberto, qui forse Certo. mi permetto di sottolineare, ad esempio in particolare per il primo, che forse l'elemento di maggiore criticità sarebbe l'autocallable qui, perché comunque vediamo che ad esempio UniCredit è a più 40 rispetto al livello iniziale, andrebbe quindi in autocall alla seconda data e quindi rimborsando un totale di 107,50. Quindi qui il problema è che forse Sì, andando in autocall finisce presto. Questo finisce presto, però tu comunque incassi, diciamo, qui c'erano incassi le cedole, hai incassato le cedole incondizionate e poi incassi la stessa cedola anche in caso di autocallability. Ovvio che diciamo riduci la durata del tuo investimento, quindi quei rendimenti sono quelli che si realizzerebbero a scadenza. Il problema è stato di fatto superato con gli accelerator, no? Per cui quelli ti danno subito tutto quello che tu avresti incassato successivamente. Sai che abbiamo appunto emesso anche degli equity premium con dei coupon di tipo accelerator in cui tutte le cedole future ti vengono pagate subito nel caso di autocallability. Quindi quello è, diciamo, un modo per superare di fatto l'autocallability che ci sarebbe, posto che ovviamente realizzeresti un rendimento comunque interessante, no? Però non realizzeresti il rendimento che tu avresti arrivando fino a scadenza. esattamente. Rispondo io a Nicola che chiede se le barriere sono europee o americane, sono barriere a scadenza, quindi europee. A scadenza, valgono solo in un giorno a scadenza, ovviamente, certo, sono solo barriere che valgono a scadenza. Quindi questo è un altro criterio appunto di.
Ci chiedono se queste tabelle si possono ottenere sul sito Agros o comunque in qualche modo se si possono ricevere. Ma le possiamo inviare, ecco, magari le inviamo a te Pierpaolo. Ecco, io ho indicato l'ora in cui ho estratto questi prezzi. Naturalmente l'ho indicata l'ora e il giorno, proprio per essere il più trasparente possibile, no? Naturalmente questo è un criterio di scelta, naturalmente. Volevo segnalarvi, a prescindere dai prezzi che hanno in quel momento i certificati, qual è il criterio di scelta dei certificati che è possibile utilizzare. E siccome appunto so che sono sempre molto richieste queste tabelle, abbiamo pensato di andare subito al sodo mostrandole di fatto, no? Quindi secondo dei livelli crescenti di rischio. Come vedete, qui ci sono anche i momenti in cui io ho estratto questi prezzi. Quindi sono, magari non saranno coincidenti magari con quello in cui lo farete voi, ma comunque il criterio l'avete compreso ed è assolutamente trasparente, mi sembra semplice e anche abbastanza oggettivo, Certamente. Allora, a questo punto andiamo invece a vedere, ecco, qui un po' Esatto. l'idea che avevi Esatto. Quello che anticipato. diceva Pierpaolo è sacrosanto, è assolutamente vero, perché se tu abbini uno zero coupon di fatto a un certificato, per esempio, di tipo equity premium, tu comunque ottieni un portafoglio protetto al 100%. Allora, in questo caso, vedete, il prezzo d'acquisto dello zero coupon è 92,73, la distanza è positiva, quindi 9,88 al valore iniziale, e quindi tu hai un prodotto che probabilmente, diciamo una probabilità che non è negativa, ti pagherà anche delle cedole. In ogni caso, l'equity invece, l'equity premium, prevede anche delle cedole incondizionate, per cui voi vedete che l'investimento nell'equity protection è leggermente inferiore rispetto a quel 92,73, proprio per questa ragione, perché l'equity premium paga anche cedole incondizionate. Adesso, risparmiandovi tutti i calcoli, vi faccio vedere solo il risultato finale. Noi abbiamo calcolato il tasso interno di rendimento del portafoglio, è una cosa che potete anche fare voi semplicemente su Excel. L'abbiamo calcolata in tre scenari. Lo scenario migliore, che è quello probabilmente anche probabile al momento, no? Cioè lo scenario in cui lo zero coupon paghi le cedole previste e le paghi anche l'equity premium, per il quale peraltro la distanza è quasi 58% alla barriera, quindi è veramente molto improbabile che lo zero coupon non le paghi, tanto più che il sottostante è UniCredit. Quindi con una protezione 100% che si raggiunge investendo nell'equity protection il 92,48% e nell'equity premium il 7,52%, nello scenario migliore io avrei un rendimento a scadenza del portafoglio pari a 5,78%. Lo scenario intermedio è invece quello in cui lo zero coupon non paghi le cedole previste, questo zero coupon. Zero coupon, in realtà è un certificato con cedole, ma che adesso è uno zero coupon, pagherebbe cedole nel 2023, 2024, 2025. Se non le pagasse, io avrei comunque l'autocallable che invece paga quelle cedole perché la distanza è veramente elevata, 58%. Lo scenario intermedio prevede un tasso interno di rendimento pari al 3,15%. Nello scenario peggiore, noi abbiamo proprio voluto ipotizzare che lo zero coupon ti paghi zero a scadenza. Se volete, questo è proprio un caso di scuola, perché dovremmo assumere che il sottostante UniCredit vada a zero, cioè che ci sia un default di UniCredit. Comunque, per trasparenza, abbiamo voluto ipotizzare questo scenario peggiore in cui tu comunque, grazie appunto alla protezione offerta dallo zero coupon, hai 100 a scadenza. Quindi questo è un esempio di portafoglio protetto al 100%. I primi due scenari sono quelli più interessanti, più rilevanti. Se tu invece riduci la protezione al 90%, quindi vuol dire che nello scenario peggiore tu incasserai 90 a scadenza. Ma questo scenario peggiore è sempre quello in cui tu incassi zero dall'equity premium autocallable. Quindi anche qui
non particolarmente, cioè uno scenario veramente catastrofico. In ogni caso, i primi due scenari, con una protezione del 90% del portafoglio, prevedono un TIR del 6,21 e del 3,63 nello scenario intermedio, e sono sempre legati al fatto che tu hai un investimento dello zero coupon pari a 82,90 e 17,10 nell'equity premium. Allo stesso modo si può anche prevedere un portafoglio protetto al 70%, quindi riduci la componente equity protection e incrementi la componente equity premium, sempre con gli stessi parametri. Qui supereresti il 7%, tenuto conto che la durata di questo portafoglio è 2025. Quindi ovviamente l'ultimo scenario naturalmente è anche abbastanza inverosimile, perché se fallisse Unicredit fallirebbe anche Banco BPM, ovviamente, no? Cioè, quindi potremmo dire che questo scenario è piuttosto improbabile. Ci interessava far vedere i primi due, avendo un portafoglio comunque che ha una protezione a scadenza incondizionata. Quindi, come diceva Pierpaolo, è possibile abbinare di fatto certificati con protezione incondizionata, che sono di fatto adesso gli zero coupon, peraltro questi con distanza positiva, questo con distanza positiva, ha dei certificati invece con protezione condizionata che, come dire, potenziano il rendimento ottenibile semplicemente dal cosiddetto zero coupon, quindi avendo in ogni caso una protezione incondizionata a scadenza, che è espressa da questi tre esempi che abbiamo fatto. Abbiamo fatto questi calcoli utilizzando il tasso intero di rendimento, non è altro che il tasso che uguaglia tutti i flussi attuali in uscita ai flussi futuri in entrata. È una formula banale che si può riprodurre su Excel, e questi sono i risultati. Ci sembrava interessante per dare uno spunto, no? Poi è ovvio che al posto dell'equity premium si potrebbe scegliere anche un'azione, per esempio, come diceva Pierpaolo prima, no? Un'azione che voi ritenete sia compatibile con la vostra propensione al rischio, con le vostre aspettative. Rimane il fatto che se tu hai un certificato che al momento è uno zero coupon, che costa 92,73 e investi il 92,73% del portafoglio in quello zero coupon, tu di fatto hai un portafoglio protetto al 100% a scadenza. Quindi la parte residua tu puoi investirla in qualcos'altro di tuo gradimento, sapendo che comunque il tuo portafoglio ha una protezione incondizionata a scadenza. Mi sono Benissimo, fatto beh, chiaro? ti ringrazio. Devo dire che ovviamente non avevo visto questo lavoro che avevi preparato e quindi mi ero lanciato appunto nella Certo. stessa considerazione e valutazione, che però ti ringrazio di aver messo numeri a terra, perché io l'avevo così buttata lì, ma invece vedo che c'è un lavoro molto completo dietro. E certo, quello che balza all'occhio è che comunque gli scenari best sono comunque tutti con rendimenti annualizzati poi di gran lunga superiori a quelli che si possono trovare anche su analoghi corporate comparabili, no? Perché su scadenza Certo, 2020. certo. Tra l'altro, proprio a voler essere pignoli, a mio avviso qui ci manca anche un pezzetto di rendimento, perché tu consideri il capitale protetto scadenza 25, viceversa l'altro arriva al giugno 24, quindi alla scadenza eventuale dell'equity premium avresti un altro anno di rendimento potenziale da integrare, e quindi potrebbe dare anche qualcosina in più. Qui in realtà noi abbiamo fatto, sai, proprio i flussi nelle date previste dai certificati, no? Con la formula del tasso di rendimento. Però è vero, assolutamente, uno scade prima, per cui poi non saresti neanche più esposto a quel rischio, no? Una volta scaduto, quindi hai il Oppure rendimento questo, derivante. oppure un'altra cosa che in un anno ti può dare un ulteriore, insomma, rendimento. Vabbè, comunque Certo. credo che l'idea si sia compresa. Naturalmente il tutto è possibile fin tanto che abbiamo dei prezzi dei capitale protetto bassi in virtù naturalmente di dinamiche sui tassi. Quindi direi di approfittarne partendo dal fatto che sul secondario, ecco, una cosa che ti chiedo io, perché è una domanda che mi è stata posta questa mattina in un evento che ho fatto in una rete di consulenti, perché presentando proprio il capitale protetto sul secondario e anche i vostri, la domanda che mi è stata fatta: sì, ma poi riusciamo a comprarli? Cioè, belle le idee e le cose, ma si comprano poi? Quelli che ho selezionato hanno dei prezzi in offer per quantità a
abbastanza significative, cioè quelli che io vi ho fatto vedere si riescono a comprare. Il tema è molto, alcune volte, visto che sono certificati quelli che avete prodotto che vanno primi in collocamento sulla rete, vengono quotati all'inizio solamente in bid. Nel momento in cui poi ce ne vengono venduti da chi li ha sottoscritti, lo si fa anche bid offer in modo continuativo. Quelli che io vi ho mostrato qui, sono tutti certificati per cui c'è un prezzo in offerta, altrimenti ovviamente non avrei potuto fare questi calcoli di rendimenti potenziali. Quindi questi si possono comprare agevolmente. E naturalmente aggiungo io anche vendere qualora si volesse, perché poi ecco, Quello spesso c'è anche il sempre. problema della liquidabilità, però io lo dico a tutti, guardate, in questo momento storico eventualmente il problema è comprarlo, a vendere si fa presto, perché tanto qualcuno che li vuole comprare così sotto la pari lo trovi certamente, al di là del fatto la garanzia rappresentata dal bid del market maker, però anche qualche privato interessato a comprare a questi prezzi lo si trova certamente. Va bene. Grazie Ok, Alberto, io direi che a grazie questo punto, a te. in questa parte, diciamo, conclusiva del webinar, dobbiamo necessariamente andare a vedere con Alessandro la novità rappresentata dai Bonus Cap Plus, però ecco, lo vedo già qui, Alessandro, volevamo fare prima un passaggio Sì, su quanto è proprio premium accelerator. esattamente, esattamente, proprio un passaggio accelerato anche qua, quindi molto, molto rapido sugli accelerator coupon, appunto perché volevo mostrare come alcuni di questi prodotti, come quello su EMI con barriera, magari quella un po' più aggressiva, il certificato quota oggi già un prezzo indicativo per 112, prezzo indicativo a bid intorno al 111, quindi chi avesse avuto questo privilegio, diciamo, di acquistare al momento dell'emissione questo prodotto avrebbe registrato in poco più di un mese una performance di oltre il 10%. Questo perché? Perché questi prodotti, grazie all'effetto accelerator coupon, cioè considerando il fatto che a giugno 2023, nel caso di scadenza anticipata, pagano non solo la cedola trimestrale relativa a quel periodo, ma anche tutte le cedole future, comportano ovviamente un prezzo, una probabilità che in questo caso, in caso di performance positiva del sottostante, che accade l'evento di rimborso anticipato molto più elevata, con un importo di rimborso dell'11% a giugno 2023, quindi 111 euro nel caso di rimborso anticipato, più due cedole trimestrali che devono essere pagate ancora a dicembre 2022 e a marzo 2023 nel caso in cui il sottostante ENI sia sopra al livello barriera. Quindi con questo meccanismo vediamo anche come questi prodotti a livello proprio di prezzo dello strumento stesso siano molto più reattivi rispetto ai movimenti del sottostante in caso di scenario positivo, quindi in caso di performance positiva dell'azione sottostante, l'effetto dell'accelerator coupon comporta sicuramente una maggiore reattività del prezzo del certificato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante stesso. Questo è quello che si è verificato appunto in questo scenario di ENI. Altrimenti, ovviamente, rimangono comunque altri prodotti in cui il sottostante magari quota ancora ad un prezzo vicino allo strike, come può essere il certificato premium accelerator coupon su Leonardo, in cui il prezzo ovviamente è ancora intorno alla pari a 99,75, in questo caso la cedola trimestrale del 2,10, e quindi questo potrebbe, a seconda degli scenari che possono capitare da qui fino alla scadenza del certificato, portare ad un rendimento che supera a livello di rendimento effettivo il 10%, ma che grazie all'effetto accelerator coupon, nel caso di scadenza anticipata a giugno 2023, significherebbe un rendimento annualizzato, sempre con la formula del TIRA, no? Utilizzata anche da Alberto per gli scenari di portafoglio, che raggiunge anche il 23%, quindi con liberazione del capitale già a partire da giugno 2023, nel caso in cui Leonardo quoti ad un valore e non perda più dell'1%. Fermo restando che ovviamente anche se dovesse perdere più dell'1%, ma non più del 41%, si incasserebbero comunque le cedole intermedie del 2,10%. Quindi ecco, magari
Poi approfondiremo magari ancora nel prossimo webinar come sono andate queste evoluzioni di questi accelerator coupon che ovviamente hanno questa reattività, quindi su molti magari il rendimento potenziale non è più come quello di Leonardo, ma è più limitato in questo periodo. Vediamo se c'è interesse come reagiscono per vedere e magari riproporre questa struttura l'anno prossimo. Invece Ecco, torniamo sul... Alessandro, aspetta, aspetta, torniamo un attimo indietro, vai sulla tabella precedente, quella di tutti i Certamente. prodotti. Allora, intanto poi ho una domanda che è arrivata da Franco, però prima, così io faccio come al solito il mio commento, ora molto rapido. Noi quando presentiamo i prodotti cerchiamo sempre di raccontare anche quali sono gli scenari nei quali i prodotti possono performare meglio, sono caratteristiche più difensive e però essendo prodotti spesso appena emessi, noi raccontiamo quello che è un po' la teoria sulla base della nostra competenza tecnica. Però quale migliore dimostrazione poi della pratica? Cioè qui dopo un mese abbiamo certificati che sono cresciuti dell'8-12%, ma non è tanto questa l'eccezionalità, perché se andiamo a prendere certificati che magari erano stati bastonati nell'ultimo anno, magari nell'ultimo mese hanno fatto anche più 40%, ma è diverso. Cioè qui abbiamo un prodotto appena emesso che ha un'opzione autocall che tipicamente sappiamo che va a castrare o comunque a bloccare il rialzo del sottostante. E qui invece, grazie a questo meccanismo di memoria su tutti i premi futuri, ecco che il certificato, ad esempio, questo rimborserebbe 111 alla prima data, oggi sta a 112. Faccio una precisazione, altrimenti sembra che stia regalando soldi. Prima di arrivare alla prima data deve pagare ancora un paio di cedole, quindi in realtà la somma di tutto il rendimento prima di quella data è un po' più alto di 112, quindi non è che si sta sbagliando il market maker, perché leggendola così uno potrebbe pensare ci sta dando 112 contro 111. No, deve comunque pagare un paio di cedole prima del 2,75, però un classico autocallable non sarebbe oggi mai a 112. Ecco, questa è intanto una giusta, insomma, dare merito a quello che effettivamente è l'idea. E infatti molti ricorderanno, e se non lo ricordano hanno a disposizione la registrazione, che quando il mese scorso ne abbiamo parlato, che cosa abbiamo detto? Che questa era l'emissione ideale se si avevano aspettative rialziste sul sottostante. Cioè, se uno pensava che il mercato potesse scendere o ancora essere molto incerto, aveva a disposizione altre strutture, ma se si aveva un'aspettativa rialzista, questa era quella che poteva funzionare. Ed ecco qui la risposta. Tutti a 108, 110, 112 hanno effettivamente premiato l'aspettativa rialzista. E detto questo, Franco ti chiede se nelle prossime emissioni di Accelerator Coupon fosse possibile mettere una cedola mensile anziché trimestrale. Non so se è una cosa chiaramente che avete già valutato, altrimenti questa è una richiesta che arriva da Franco. Ah, sicuramente è una delle ipotesi, al di là che può essere o l'accelerator coupon piuttosto che magari anche un equity premium, un cash collect autocallable come memory, adesso valuteremo, però sì, l'idea di mettere una periodicità mensile è sicuramente un'eventualità che stiamo valutando, che magari nei prossimi mesi o con l'accelerator coupon oppure con altre tipologie di strutture anche in base al mercato. Che ci aspetta, valuteremo di fare, quindi magari anche una scadenza sempre magari intorno ai 18 mesi, 24 mesi, premi mensili con magari autocollability sempre a partire magari o dal sesto o dal nono mese. Valuteremo sicuramente, ogni spunto è buono, quindi lo prendiamo in considerazione e speriamo in futuro di riuscire a fare anche quelle con cadenza mensile. Comunque, dai, sono contento che questa sia stata battezzata bene questa emissione. Tra l'altro, è arrivata anche nel momento migliore di rialzo degli ultimi 10 giorni. Però, ecco, è vero che Eni è cresciuta del 33% dall'emissione del prodotto, quindi Eni già di suo. Però, ripeto, in un classico autocall non sarebbe arrivato mai a 112. Invece, purtroppo, siamo un po' stretti con i tempi, pertanto non voglio ovviamente impedire a tutti di conoscere le caratteristiche di questa nuova emissione dei bonus cap plus, quindi questa novità Esatto. per Agros. Esatto. Grazie
Esatto, vado subito proprio l'elenco dei titoli e la nuova opportunità in quotazione da oggi su CertX. Si tratta del bonus cap, quindi chi segue ormai Pierpaolo penso che sappia benissimo come funzionano. Bonus cap in questo caso con barriera europea, quindi osservata unicamente a scadenza. Quindi se il sottostante alla scadenza ha un valore maggiore o uguale a livello barriera, vediamo qua che le barriere effettive, lo strike è stato fatto il 10 novembre, quindi magari qualche sottostante si è già mosso magari in positivo e quindi abbiamo anche barriere al 59% effettive ad oggi, fino ad arrivare a un 75% di barriera e con bonus che vanno dal 9 al 20% alla scadenza fra 19 mesi a giugno 2024. L'unica peculiarità, diciamo, rispetto ai bonus cap tradizionali e peculiarità che poi li rende molto interessanti, diciamo, è che pagano delle cedole semestrali incondizionate pari al 5%, questo indipendentemente dall'ISIN e dal sottostante. Quindi tutta questa serie, che poi avremo possibilità di scegliere fra diversi sottostanti come Intesa San Paolo, Stellantis, Repsol, Eni, Enel, UniCredit, STM, BMW, Porsche, dove Porsche è l'azione quotata qui a fine settembre, Total Energies e BASF, per tutte queste strutture esiste un pagamento di una cedola semestrale incondizionata a giugno 2023 a dicembre 2023, entrambe del 5%, quindi significa che l'anno prossimo noi comunque il 10% di cedola, se siete tenute in tutte e due queste date di valutazione, queste date di pagamento, le percepiamo. Quindi abbiamo un 10% di cedola incondizionata su base annua più il bonus a scadenza che varia dal 9% di ENI con barriera adesso al 64% fino ad un 20% di Stellantis con barriera al 73% o di UniCredit con barriera al 70%. Quindi ipotizzando un UniCredit sappiamo che abbiamo un potenziale di 20% di bonus più 10% di cedola non condizionata, un 30% di rendimento potenziale in 19 mesi, di cui 10% ricordo è, diciamo, questa cedola perché è stata messa, è incondizionata, quindi va a sostituire un po' la rinuncia al dividendo che uno fa se investe direttamente se investe nel certificato al posto di investire direttamente nel sottostante, e quindi abbiamo quel 10% che sostituisce ampiamente in molti casi il dividendo di cui si va a rinunciare, e in più si prende quel bonus. Solo nel caso, cioè, solo, è sufficiente che il sottostante sia maggiore o uguale a livello barriera. Quindi, cosa andiamo a rinunciare effettivamente rispetto all'investimento diretto nel sottostante? Beh, rinunciamo alla sovra-performance del sottostante se vi aspettate che queste azioni da qui a giugno 2024 abbiano una performance superiore a quella del bonus e un dividendo superiore rispetto a quello del 10% annuo che viene corrisposto con questa struttura. In tutti gli altri casi, diciamo che il certificato offre un rendimento potenziale maggiore rispetto a quello che si avrebbe investendo direttamente nell'azione sottostante. Ecco, l'unica nota è un dispiacere, però è correlato ovviamente all'andamento del mercato, avendo fatto fixing il 10 novembre. Molte di queste strutture attualmente sono leggermente sopra la pari, esatto, però quindi vanno un po' a inficiare su quel 10% annuo che si prenderebbero di cedole incondizionate. Vabbè, dai, diciamo che sono ancora prezzi accettabili. Sì, comprare magari 103,20 di Eni effettivamente inizia ad erodere un po' troppo, però i 101,50 alla fine, dai, un punto e mezzo su complessivi 20 punti di rendimento è qualcosa che si può anche accettare, anche perché i titoli immagino avranno ulteriormente incrementato il vantaggio sulla barriera. Dunque, ci sono intanto un po' di domande. E la prima è: questi prodotti non hanno l'autocall, ovviamente. No, esatto, sono un bonus senza autocall. Esatto, confermo.
Poi la scadenza, la ricordiamo, è 19 mesi, quindi giugno 24. Esatto, la scadenza esatta è il 17 giugno 2024 con rilevazione il 10 giugno 2024. E poi invece per quanto riguarda le cedole incondizionate, ogni 6 mesi, quindi immagino adesso la prima è novembre, poi a 6 mesi arriveranno. Sì, le abbiamo fatte tutte il 2023 rispetto alla scadenza, quindi viene pagata la cedola il 15 giugno 2023 e il 15 dicembre 2023. Quindi anche in ottica di efficientamento fiscale, questa cedola potrebbe servire nell'ottica del pagamento di dicembre 2023. Ecco, hai risposto implicitamente alla prossima domanda, che era quella di Agostino che ci chiedeva, essendo incondizionata, la cedola permette di compensare le minusvalenze? Naturalmente tu lo hai in qualche modo implicitamente suggerito sulle tempistiche. Io naturalmente posso confermare che nella stragrande maggioranza dei casi la cedola incondizionata viene comunque considerata utile per la compensazione delle minusvalenze. Dopodiché è sempre bene fare un passaggio con il proprio intermediario per averne la certezza. Ricordiamo sempre che gli emittenti fanno i prodotti e non gestiscono la fiscalità. Quindi in questo senso vedo Alberto che annuisce e quindi. Sì, non dipende da noi, ecco, quindi effettivamente diciamo alcuni emittenti consentono di compensare anche per i prodotti con barriera, come questi, altri emittenti, altri gruppi bancari non. Ma noi non Intermediario. siamo no, ovviamente, quindi verifichiamolo. Certo è che se tu compri un prodotto protetto al 100% che paga cedole, quello non c'è alcun dubbio. Su quello tu puoi compensare sempre con chiunque tu abbia il prodotto, dovunque sia il tuo certificato, tu puoi sempre compensare quel provento con eventuali minusvalenze che tu abbia in essere. Lì non c'è alcun dubbio. Qui qualcuno consente di farlo, altri no. Comunque, diciamo, in linea di Quindi. massima anche la cedola incondizionata è utile. E Anna Maria dice: non ho sentito bene la data di pagamento, 15 giugno 2023 per la prima data di pagamento della cedola. Tanto non c'è osservazione da fare, quindi sarà proprio la data di pagamento quella, no? Sì, la data di pagamento sarà 15 giugno con record date il giorno prima, quindi bisogna acquistarlo comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento per avere diritto poi a ricevere la cedola. La data di pagamento è comunque 15 giugno 2023 e 15 dicembre 2023. Ok, poi Massimo dice il regime dichiarativo, non ci sono dubbi? Sì, direi di sì Massimo, anche perché il regime dichiarativo prendi tutti i flussi, porti al commercialista e poi fa lui insomma, presenta la dichiarazione, ti direi che non ci sono dubbi sotto questo punto di vista. E Paolo dice ok, mi mancava un bonus cap con le cedole incondizionate, effettivamente. Il bonus plus forse da un certo punto di vista gli potevano somigliare, ma non erano così. Qui c'è proprio un vero e proprio bonus alla scadenza, no? Quindi effettivamente anche qui c'è un carattere innovativo nell'idea di prodotto. E, beh, comunque adesso così, mentre parlavi Alessandro guardavo un po' i numeri, effettivamente ci sono, cioè, sono usciti fuori bei rendimenti, cioè. Probabilmente al di là del tema volatilità, qui c'è un tema tassi che sta aiutando, perché 20, Assolutamente. cioè 25%, no, 20% su Intesa, barriera 60 in 19 mesi, non è, cioè singolo sottostante come bonus, non è che è proprio poco, di cui 10 incondizionati, tra l'altro. Esatto. Che tra l'altro, se proprio volessimo andare e qui chiudiamo, questi 10 punti di cedola incondizionata possono essere considerati il classico cuscinetto da destinare all'eventuale ammortizzamento della perdita se si dovesse andare al di sotto della barriera. Cioè, vai sotto barriera, anziché rimborsare 50, ti rimborsa 60 effettivamente, perché quei 10 li hai presi a prescindere. Quindi questo è un Corretto. po' anche un ulteriore vantaggio, di interpretazione. L'unico svantaggio, appunto, dicevo prima, l'unica alternativa rispetto all'investimento diretto del sottostante, per cui l'investimento diretto dovrebbe essere più favorevole nel caso in cui effettivamente ci aspettiamo una performance del sottostante
di gran lunga maggiore rispetto a questo 20, 25, 30%, però a quel punto si è esposti alla perdita anche nel caso in cui il sottostante dovesse fare meno 10%, meno 11, meno 12, mentre qua siamo protetti almeno fino a un meno 40 nel caso di Intesa San Paolo con barriera al 60 e altro meno 25, meno 36. Adesso dipende poi sui sottostanti su cui abbiamo registrato, diciamo, maggiore interesse da parte degli investitori sulle ultime strutture, abbiamo cercato di offrire una doppia barriera così che ognuno potesse scegliere la combinazione, no, rischio-rendimento che meglio si adatta alle proprie aspettative. Dai, sai, poi alla fine, se hai veramente un'aspettativa positiva su un titolo come Intesa o anche UniCredit, ti prendi una barriera un po' più alta e ricominci a fare un 25%. Se effettivamente questi titoli dovessero crescere, io immagino che i 10 tanto li sconta già, perché li deve comunque pagare. A quel punto si allontana la barriera, il delta non sarà forse proprio 1, ma almeno 0,8 lo sarà, quindi vuol dire che fatti 30 punti del titolo. Questo si avvicina al cap a quel punto, quindi magari te lo vendi prima, cioè non c'è bisogno di rimanere incastrato nel prodotto fino alla scadenza. Questo, insomma, potrebbe essere, cioè se proprio corressero i titoli, no? Magari uno ha la possibilità di chiuderlo prima. Questo va bene. Dai, allora ci fermiamo qui. Io vi ringrazio, anche oggi abbiamo portato veramente tante idee e siamo andati leggermente lunghi, però con voi le idee non mancano e soprattutto, ecco, sono arrivate tante richieste di condivisione delle slide, quindi Alberto, Alessandro, poi così come abbiamo già fatto nel primo appuntamento, se avete piacere e possibilità, magari le mandate a noi le condividiamo sul canale Telegram in modo da poterle far scaricare a chi voglia, unitamente alla visione della registrazione. Sì, abbiamo rodato e quindi confermiamo che a brevissimo manderemo la presentazione per renderla disponibile. Abbiamo pensato anche per condividerla poi, con tanto di Yeah. disclaimer ovviamente, che quello è indispensabile. Certamente. Mettiamo ovunque, però ve li condividiamo. Esatto. Benissimo. Bravissimo. Allora aspettiamo che ce le mandiate e poi le condivideremo anche sul canale Telegram. Vi lascio prima con una risposta al volo. Guido dice: ho capito bene il regime dichiarativo, se uno all'amministrato, no, no, tranquillo, Guido. Parliamo sempre di amministrato con possibilità di compensazione. È la risposta a Massimo che invece evidentemente utilizza il regime dichiarativo. Quindi tranquillissimo che quando parliamo di amministrato i certificati consentono sempre la compensazione ed è un valore aggiunto da sfruttare sempre, soprattutto sul finire dell'anno. Benissimo, grazie Alberto, grazie Alessandro. Vi do Grazie appuntamento al prossimo webinar. a te. Perfetto, grazie a tutti. Con un'altra novità allora. Eh sì, ci avete abituato bene. E Alberto, a questo punto devi trovare qualche altro spunto di analisi. Dobbiamo mettere qualcos'altro, certo. Benissimo, grazie Ciao. veramente a tutti, naturalmente in primis a voi due per la vostra disponibilità e per appunto aver partecipato a questo nostro webinar e a tutti coloro che sono stati in nostra compagnia per quest'ora e 10 circa e ricordo naturalmente la possibilità di rivedere il tutto se dovesse esservi sfuggito qualcosa e anche i contatti, poi eventualmente, ecco, magari siamo qui sulla pagina tua, Alessandro, vogliamo ricordare se hanno bisogno, vi possono contattare anche per eventuali domande, no? Quindi sul sito di Agros c'è anche il pulsantone lì in alto. Esatto, c'era Costantone, contattaci e poi rispondiamo alle mail, vengono inoltrate comunque a me e Alberto, quindi riuscite, se utilizzate questo format, prima o poi vi rispondiamo noi direttamente. Benissimo. E allora, grazie a tutti, buon proseguimento di serata, alla prossima. Ciao Alberto, ciao Alessandro. Grazie, grazie per Ciao, ciao, ciao. Paolo. Grazie.